Salve a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo video. Un saluto Simone. Questo è la prima, questa è, questo video è la prima puntata di una serie di altri video che appunto comporranno una playlist composta in totale da 10 video che serviranno di come presentazione e come pseudo guida per la scoperta di uno dei tanti desktop environment presenti nel mondo dell'open source e del free software. Ovvero stiamo parlando di, in questo caso, di KDE. Che cos'è KDE? KDE, come abbiamo detto, è uno dei tanti desktop environment e nacque nel lontano 1996 da un'idea di Matthews Ettrich, che era uno studente dell'Università di Tumbinga, che voleva praticamente rimodernizzare gli ambienti desktop basati su Unix, che al tempo lui stesso definiva non abbastanza all'avanguardia. Fu in realtà nel 1998 che venne rilasciata poi la reale la prima versione di KDE, appunto la 1.0, che però allora era basata su, appunto, su librerie sempre Qt, ma che non erano ancora del tutto open source. Ma alla fine la Trolltech, che era colui che aveva le librerie Qt, che era norvegese, un'azienda norvegese, riuscì e rilasciò le proprie librerie Qt come open source, dunque sotto licenza GPL, e pose così fine a una continua disputa riguardo appunto alla originalità, diciamo, del valore di software libero di KDE, perché fino ad allora erano stato progettato KDE fino all'uscita della 1.0 con le librerie Qt, che però ancora non erano appunto open source, ma bensì erano proprietari, e quindi la Free Software Foundation criticava proprio questa scelta da parte dei sviluppatori di KDE. Però quando appunto le librerie Qt sono poi alla fine divenute open source con appunto sotto licenza GPL, non c'è stato più problema, perché appunto KDE è risultato a tutti gli effetti un ambiente desktop basato appunto su Unix, ma completamente libero. Durante dunque questo periodo di sviluppo di KDE dalle origini è divenuto uno dei desktop environment più utilizzati nel mondo dell'open source e del mondo più che altro GNU Linux, ed è utilizzato da molte distribuzioni, come ad esempio quella che adesso io sto utilizzando, che è Kubuntu. Ma andiamo un attimo a scoprire anche altri dettagli di questo ambiente desktop. Oggi sarà un po' una presentazione, quindi non vedrete in questo video molte spiegazioni riguardo a quello come si presenta l'ambiente desktop, ma semplicemente un piccolo breve video che appunto vi va a descrivere anche altre piccole caratteristiche su che cos'è KDE. Inoltre KDE, vi siete mai domandati per quale motivo KDE ha questa K? La K in realtà è a indicare una parola inglese che è cool, dovrebbe essere cool desktop environment. Ma perché è scritto con la K, che in inglese in realtà dovrebbe essere scritto come C, con la C normale? Il motivo è riportato anche su Wikipedia, lo potete trovare tranquillamente, è perché praticamente la K è stata sostituita al posto di una C perché vi è un altro desktop environment chiamato CDE, per cui la C in quel caso significa common. Quindi, per evitare problemi di omonomia, è stata praticamente modificata questa C in K tranquillamente. KDE inoltre ha una particolare struttura, o meglio, il KDE è un desktop environment in grado di fornire all'utente finale la possibilità di poterlo modificare e di poterlo adattare alle proprie esigenze. KDE è proprio questo, un insieme di bellezza, perché è molto elegante, come potete vederlo. Adesso sto aprendo un pochino di menu giusto per farvi vedere, e potete praticamente cosa fare? Avere un ambiente desktop che sia elegante e allo stesso tempo funzionale, perché devo dire che rispetto a GNOME è sicuramente molto più accattivante, almeno per quanto riguarda il mio giudizio. Inoltre KDE ha una mascotte, la mascotte che è un drago, un draghetto antropomorfo chiamato Konki,
che potete tranquillamente andare a trovare su Google. È un draghetto insomma verde, penso che l'abbiate visto tranquillamente se siete poi utilizzatori di KDE da molto tempo. Non c'è neanche bisogno, questo video praticamente di piccolo e breve di presentazione neanche vi serviva. Che altro dire rispetto a KDE? Lo sviluppo di KDE continua e sempre più va avanti, e rispetto alla data attuale ci troviamo di fronte a una nuova versione di KDE che sta per uscire, che è ancora però in fase alfa. Questa versione praticamente è KDE 5 Plasma Desktop. La versione 5 è molto accattivante, vi faccio vedere un attimo. Vi faccio vedere su internet direttamente, se mi consente e si sbriga, visto che è molto lento. Tanto vi faccio vedere Konki, che è praticamente il draghetto antropomorfo, quello originale, eccolo qua, che è la mascotte di KDE, del K Desktop Environment. E poi vi faccio vedere KDE 5. Al momento siamo all'ultima versione della numero 4, che è una delle migliori versioni a mio giudizio che è stata fatta, ed è quella che attualmente state vedendo nel video. E poi vi è la KDE 5, che invece è quello che sta per uscire. L'aspetto di KDE 5 al momento ve lo posso far vedere in che modo, scusate, vediamo un secondo se riesco a trovare un'immagine. Eccola qua, sì, Plasma 5.0. Eccola qui, praticamente questo tipo di, non credo che, forse non so se sì, è questa. L'unico problema è che questa è ancora in versione alfa, anzi al momento attuale è uscita la Plasma 5 con Kubuntu in versione 14.10, che però è ancora sconsiato. Infatti la Kubuntu 14.10 è in versione sia con il KDE 4 che è stabile, e anche in versione 5, che però appunto ha ancora al momento qualche bug, quindi si consiglia di evitare di utilizzarlo. Ma appunto per questi video mi baserò sulla versione stabile di KDE, che è la KDE 4, e non parlerò minimamente di KDE 5, se non magari, ecco, nell'ultimo video proverò a fare un video e vedere qualche novità che è stata introdotta provando con voi la versione ancora non stabile di KDE 5. Con questa piccola appunto introduzione concludo qua il primo video della playlist, e ci vediamo per il prossimo video, che appunto andrà a descrivere le caratteristiche generali dell'ambiente KDE, in particolar modo appunto del KDE 4, e mano a mano andremo avanti nella descrizione di questo desktop environment, andandolo a scoprire sempre più a fondo e cercando di capire per quale motivo è uno dei migliori desktop environment presenti nel mondo di GNU Linux. Quindi un saluto a tutti da Simone, ci vediamo per il prossimo video e appunto a presto.